Adriano, insomma, Roma Cagliari deve fare i conti sicuramente con una, diciamo, piccola, ma neanche fino a un certo punto forse, importanza, direi emergenza. Le nazionali, diceva anche il collega, hanno lasciato il segno veramente questa volta. Eh beh sì, il calendario è molto ristretto, per cui i giocatori evidentemente ancora non sono pronti, fanno due partite così ravvicinate e ci sono delle problematiche, però questo dobbiamo saper gestire. Per cui abbiamo queste defezioni, però andiamo là, sappiamo che Cagliari è una tappa difficile, almeno se sono 15 anni che si riesce a vincere. Non è un campo amico. Ecco, 15 anni diceva lei che la Roma non vince a Cagliari, insomma, è davvero un campo così temibile? Perché secondo lei, visto che di esperienza ne ha tanta, e poi le chiedo, per sfatare anche questo tabù, insomma, l'esordio di Borriello, diamo anche note liete, l'esordio di Borriello è possibile, anzi a questo punto scontato, e c'è anche l'impiego, di Castellini, insomma, come ha visto questi due nuovi che sono pronti, insomma, a Mi fa scendere. piacere che già hai fatto la Beh, insomma, viste le assenze, mi sembra quasi formazione. scontato. Vuoi tirarmi fuori di Borriello e Castellini? Va bene, giocheranno. No, beh, ci sono, no, proprio nei numeri ci sono dei campi un pochino più amici e dei campi che magari prima o poi si riuscirà a violare, ma poi magari ci sarà un'altra serie di, tra virgolette, negative che non si riesce a vincere. Non lo so perché, ma è proprio in tutte le squadre c'è questa nota, per cui fa parte del nostro mondo, del mondo del calcio. E poi è un campo particolare perché sono tanti anni che il Cagliari sta facendo molto bene, è una buona, buonissima formazione, l'ho vista, a parte l'abbiamo vista l'anno scorso, con un nuovo allenatore che ha fatto molto bene a Cesena, l'ha portato in Serie A. Per cui gioca bene, ha grinta, ha determinazione, ha gente là davanti molto ma molto brava, con Nenè, Matri, Cossu, Acqua Fresca, insomma hanno anche buone riserve, per cui dovremo fare una gara molto attenta, molto accorta, giudiziosa, perché avremo delle brutte sorprese. Ecco, concludo domandandole, calciomercato terminato, mister, la sua virtuale classifica a questo punto, visto che ha sempre detto, c'è l'Inter da battere, poi ci siamo noi insieme a tante altre, è cambiata in base ai colpi effettuati dalla Roma stessa, anche da altri club, o è più o meno la stessa? Ma no, io ho detto che appunto c'era l'Inter, poi con l'acquisto di Ibrahimovic, e ancora non sapevo di Robinho, per cui avevo detto che il Milan aveva raggiunto il Milan. E noi con l'acquisto di Borriello facciamo un ulteriore passo in avanti, le nostre problematiche però sono sempre le stesse, il numero di gol, volente o nolente, riusciamo a farli. Noi quello che dobbiamo migliorare invece è i gol incassati, non dobbiamo subire gol. L'ho detto all'inizio dell'anno scorso, l'ho ripetuto ai ragazzi anche in questi giorni, l'ho detto, a me non ha preoccupato il pareggio con il Cesena, dove abbiamo creato 4, 5, 6 occasioni da gol. Quello che mi ha preoccupato sono state le ripartenze del Cesena e le volte che il Cesena si è presentato davanti al nostro portiere. Noi non dobbiamo permettere agli altri di arrivare davanti al nostro portiere, devono fare dei grandi gol e allora gli battiamo le mani. Grazie. Buongiorno. Sul campo in questi giorni da cosa è rimasto colpito da Borriello? Ah, pensavo dal campo che cosa ero rimasto colpito, dal campo proprio, perché stiamo come l'anno, è rovinato come l'anno scorso, se non peggio. No, da Borriello la facilità con la quale si muove tra noi, un giocatore di buona tecnica, un punto di riferimento là davanti, e poi dobbiamo aspettare la partita di domani per vedere appunto come si inserisce, che grado di condizione atletica ha, perché lui ha fatto tutto, però non ha mai fatto i 90 minuti, per cui vedremo insomma. Ecco, sul piano della preparazione atletica, visto che non fanno una svolta con la Roma, come l'ha trovato? Nel senso, è più avanti, è come i compagni della Roma, che impressione ha avuto? Beh no, parlando con lui mi ha detto che era abituato con altri ritmi, noi siamo un pochettino più veloci, tutte queste cose qua fa parte proprio delle filosofie degli allenatori, dei preparatori, come gestire la propria squadra.
è complementare sul piano tecnico con Totti? Ma io credo che lui sia complementare con tutti gli altri, perché Vucinic è una punta esterna, Adriano in Brasile ormai era abituato a giocare anche lui da seconda punta, con Wagner in Love come prima punta, per cui è un giocatore che sa giocare con tutti gli altri, per cui va bene così. E io credo anche quando giocherà Okaka e lui potranno dividere molto bene lo spazio là davanti. L'ultima volta su Totti, rispetto anche a quando lei è arrivato l'anno scorso, quindi eravamo questa poco in questo periodo dell'anno, è più avanti come condizioni, come sta anche rispetto alle video della scorsa stagione? Lui si sente molto, molto bene. Francesco, è importante che non subisca colpi assassini, che nessuno ce lo infortuni, poi sarà sempre il solito Totti. Buongiorno. La decisione per i problemi fisici che ci avete elencato di lasciare a casa i vari Vucinic, Mezzes, Taddei, è dettata anche dal fatto che ormai è imminente l'esordio in Champions League e quindi non si vogliono correre rischi? Ma è dettata da molte cose, uno proprio dagli infortuni che hanno, due, non mi è mai piaciuto portare un giocatore alla rottura quando ci sono delle problematiche che potrebbero portare a situazioni più serie. Per cui poi c'è la Champions League, per cui mi auguro di avere qualcuno a disposizione per la Champions League, però ecco, no, a me non piace perdere un giocatore, anche se importante, per più tempo. Preferisco dargli un turno di riposo e poi vedere quello che succede, perché come abbiamo sempre detto tutti facciamo parte della Roma e io ho dato sempre ampio spazio a tutti. Senta, nella lista dei convocati per Cagliari figurano tanti giocatori come Antones, Cesare, quindi Sisi, Greco, Battista, che se non sbaglio per sua decisione era stato deciso di far allenare sempre con lei, ma a parte rispetto al resto del gruppo. Quindi questo che significa? È una decisione dettata dalla necessità, quella di richiamarli, o che comunque sono sullo stesso piano degli altri quando si fanno le No, sono sullo stesso piano degli altri, anche perché da quando abbiamo ripreso il discorso degli allenamenti l'abbiamo fatto tutti quanti insieme, quello era soltanto, dato che ce n'avevo talmente tante, avevo 29-30 giocatori, proprio per dare a tutti la giusta qualità del rapporto, loro erano sul piede di partenza, per cui mi è sembrato più giusto mantenere il gruppo stabile nel pensare alla Supercoppa, nel pensare al primo campionato. Adesso che è terminato il mercato, tutta la Roma, tutti sono utili e tutti faranno del loro meglio per guadagnarsi il posto in squadra. E da ultimissima, la condizione di Pizzarro è ulteriormente migliorata rispetto alla partita con il Cesena? Beh, certamente, lui ha fatto gli allenamenti, per cui sta sempre di più migliorando. Grazie. Volevo chiederle, c'è stata la sosta, questa prima partita che insomma non è stata negativa, ma sicuramente... Non è stata positiva? No, lo dico io. Io la penso diversamente, comunque magari serviva un risultato diverso. Incomincia questa stagione, è la squadra proprio che lei voleva, con Borriello una squadra ormai completa, è una squadra al top? A me fa sempre ridere questa domanda fatta da... Come fate a dire una cosa del genere? Voi sapete che la Roma ha avuto delle difficoltà, no? Per cui all'ultimo c'è stata la doppia sorpresa di Burdisso, perché onestamente a un certo punto ho avuto il sentore che non ce la facevamo a prenderlo. E poi c'è stata l'ultima cosa, l'espoir con Borriello. Per cui non è stato un poter programmare bene tutto, ma questo non deve essere una scusante. La Roma ha dimostrato negli anni di essere un'ottima squadra, sono arrivati altri giocatori importanti, per cui abbiamo allargato la rosa, per cui ho la possibilità di cambiare giocatori senza perdere troppo sotto l'aspetto qualitativo, e adesso dobbiamo iniziare ad essere determinati, a pensare che siamo in tanti e non siamo più 12-13 giocatori utili, ma cominciamo ad essere 16-18. Questo è un bene, per cui questo significa che la Roma si è rafforzata.